Molto bene, benvenuti a tutti. Siamo qui Ciao. con Donatella. Ciao Donna, come stai? Bene, bene. Allora, io ho smesso di sentirti. Ok, adesso dovremmo sentirti di nuovo. Scusaci. Tutto bene? Dove sei? Cosa fai? Sono a Brescia, va tutto bene, il tempo qua, anziché la primavera, è ritornato un po' di autunno perché piove. Ah, che meraviglia. Però le ghirlande floreali fioriscono lo stesso, nel senso i fiori qua ci sono comunque. Quindi diciamo l'idea di oggi è proprio mostrarvi una bella ghirlandina primaverile. Bene, bene, bene. Abbiamo già Vincenza che saluta, Letizia Come fa e Erika dall'Ungheria. Bene, bene. Allora, oggi ce l'abbiamo, abbiamo tutta la puntata in italiano. Quindi vogliamo Ok. sentire un po' dal pubblico in quali da quali regioni ci scrivono. Se ce lo lasciate nei commenti ci farebbe molto piacere, che sentiamo sempre persone dal resto del mondo. Adesso sentiamo un po' dall'Italia, da dove ci scrivono. Bene, Donna, allora facciamo così. Ci fai vedere questo bellissimo lavoro? Allora, lo metto in grande. Aspetta che... No, questo sono io. Fermi tutti. Allora. Io mi alzo Ecco perché così riesco, ecco, a vederlo meglio. Allora, qua. questo è un Ok. lavoro. È un lavoro con, intanto è un omaggio a Dorota della linea Passion, o Passione, diciamo in francese, però è ispirato a questo, siccome è pieno sia nelle carte di riso che negli album e nei collectible. Ciao a tutti, intanto vedo le persone che si collegano. È ricco di fiori e quando diciamo, mi hai parlato appunto di questo impegno, ho pensato, vabbè, siamo ormai nella primavera, parliamo di fiori. E quindi mi è venuta l'idea di una ghirlanda floreale. E Bellissima. naturalmente l'ho abbinata allo stencil, ecco, allo stencil sempre della linea, uno stencil 3D materico. Adesso io se vuoi ti faccio vedere anche il materiale che ho utilizzato, nel senso Assolutamente. li avevo già pronti. Oh, hello Cindy! C'è Allora, tutta la squadra. eh sì, lo stencil 3D della linea Ok. Passion, la carta di riso in A3 patchwork, Ok. la carta con invece le rose e il pianoforte, questa, che è ricca, come vedi, di fiori. Quando l'ho visto ho detto, no, qua ci Ce n'è. possiamo sbizzarrire. Bene. Il grey board della linea, quindi con le ballerine, e io qua, come vedete, ho già prelevato dei piccoli mandala, delle forme tipo questa, diciamo, Ok, bellissimo. Sì. i collectible, Ok. che appunto ce n'è uno che non vedete più perché quello dei fiori l'ho fatto fuori completamente, però è ricco anche di altri elementi, le scarpette, i vestitini, le scritte, i fondi, insomma, veramente qui c'è parecchio materiale. E poi invece l'album Passion, e quindi per quello dico un omaggio a Dorota e insomma che l'ha decorato. E qui, come vedete anche qua, sono andata a prendere proprio il foglio dei fiori. Quindi Ok. il tutto mi è servito per dare vita a questo. Però era bello anche vedere come appunto far nascere una ghirlanda. E quindi diciamo, ciao Gabriella, ho iniziato, ecco, da qua è nato da quest'idea dei fiori il tutto. Guarda, è bellissimo, è un colpo d'occhio meraviglioso e proprio si vede che ci sono un sacco di tecniche sopra, di molto lavoro. Sì, ci piace molto. Sai che io fondamentalmente è vero che nasco come sono una decoratrice, però tu lo sai che io sono una come posso dire, sono i fondi la mia specialità, diciamo, ecco.
Proprio questi fondi, per cui io se non metto mano a qualcosa, non faccio i fondi materici, non sono contenta. Ecco. Sì, si vede. Quindi, cosa dici? Possiamo iniziare? Che Con pensi? piacere. Fammi solo fare un Iniziamo. annuncio di routine. Oggi è il giorno nazionale dello scrapbooking, Ah, quindi non ci lo tenevamo a sapevo. fare un saluto a tutto il mondo dello scrapbooking. Bene. Bello, non lo sapevo. Allora, io ho già in parte, perché volevo portarmi avanti, ma vi faccio vedere tutte le parti, mi sono già preparata alcuni fiori, perché sennò diciamo la cosa, ecco, volevo lavorarli con calma, ma io vi faccio vedere comunque tutto. E ho già colorato anche questa tavoletta. Quindi partiamo prima appunto dalla tavoletta e dopo piano piano arriviamo. Vedete, popolo di Facebook e YouTube, vedete bene o è sfocato? Perché leggo dei commenti, però non saprei come risolverla. Ok, prego, vediamo se ci sono problemi, li aggiustiamo. Non è che magari è la mia telecamera che non è proprio così. Come Sì, vedete? guarda, io vedo Forse è perché bene. l'ho pulita. Ok, allora io ho inizio su una tavoletta in MDF, quindi fibra di legno, con i colori, sarebbe il burgundi, noi lo chiamiamo Bordeaux e terra, Sì. quindi questi due colori, Perfetto. li metto insieme. E coloro tutta la scusa, metto qua, ecco, e coloro la tavola senza primer direttamente con gli acrilici perché l'MDF è un fondo già liscio, molto molto interessante da lavorare e quindi non conviene isolarlo, si va direttamente con gli acrilici e hanno Ah, anche non un c'è bisogno aspetto di un più primer o di anonimo. qualcosa. No, Ok. no, assolutamente. L'effetto è anche molto più profondo, insomma, un po' più scuro, ma è molto, molto bello. Per cui prendo proprio a casaccio il terra e il burgundi e li vado ad applicare direttamente sulla tavoletta, miscelandoli, lasciando che si miscelino tra di loro. E molto in modo estremamente casuale, Benissimo. però fondamentale le pennellate verticali orizzontali. Ecco, vedi che si vedono proprio delle fiammate irregolari, ma diciamo non mi preoccupo, Mi anzi, piace molto, ha un bel colore. sì, era tanto che non usavo il Bordeaux, ti dico, quando abbiamo iniziato l'avventura con Stamperia c'era molto Bordeaux, ma adesso diciamo non... la tavoletta, la tavolozza dei colori è un po' cambiata. L'ho voluto riprendere Capito. perché Eh sì, ho colore visto che aziendale, insomma. sì, e beh, sì, è vero, mi ricordo che però sai, queste tonalità anche dell'album mi hanno fatto un po' pensare a questo rosa profondo, no? Più scuro. Vero, vero. Ok, per cui diciamo l'idea era questa di colorarla completamente. Quindi io adesso tanto lavoro sulla carta forno, scusate, la chiudo perché l'ho già asciugata e ce l'ho già pronta. Come vedete, ho già anche realizzato un tondo che dopo vediamo perché l'idea è inserire la ghirlanda. Vediamo come realizzare la ghirlanda. Adesso prendo la pistola a caldo, la accendo, la preparo. Io uso delle cannette di colla lunghe così. Mi metto, ovviamente qua si è sporcato, adesso
prendo un foglio di carta forno perché non fa attaccare la colla. Ah, ecco, questi consigli qua mi piacciono sempre un sacco. Questi consigli tecnici, pratici. Bene. Prendo, diciamo, prendo, io adesso ho già fatto, come vedete, ho già fatto delle forme perché mi sono fatta degli step, perché ho pensato che magari i tempi di asciugatura fossero un po' lunghi. Allora, con la matita segno una circonferenza che mi interessa. E quando la colla è calda, qua ci vuole la mano un po' ferma, bisogna aspettare un secondino, ci vuole la mano un po' ferma, andiamo a tracciare la circonferenza col filo di colla, stando ben attenti a tenerlo sollevato in modo da avere la sezione costante, in modo che si formino questi elementi sottili. Come se fosse di legno. Va bene, ok, Vedete? interessante. No, non traduci niente? No, no, oggi è tutto in italiano. Ah, e come fanno a capire? Ma capiscono gli altri? No, ma sabato facciamo così. Sì. Ok. Allora, viva A volte l'Italia, ce insomma. l'abbiamo abbiamo in polacco, in greco, in francese. Sì. Beh, abbiamo Vincenza che sta traducendo, la vedo che scrive e traduce in francese. Sì, Fanno sì. le domande, fanno un po' di domande, ma non, quelle non riesco a capire. Allora, io provo a vedere adesso se funziona la mia pistola. Come vedi, Giovanni, ecco, allora io faccio uscire sempre un pochino il filo. E sto, non so se si vede bene, resto sollevata in modo da avere il filo sottile. E Perfetto. qua ci vuole proprio la mano ferma. Cioè, vedi, un po' come la pistola della stampante 3D, non so se hai presente, se l'hai mai usata. La pistola della stampante 3D. Non ancora, non ho avuto La piacere. pistola 3D. Sai che la stampante 3D funziona con i fili di plastica? Ecco, Sì. hanno fatto anche la pistola. Io l'ho regalata già ai miei figli e puoi realizzare un sacco di elementi tridimensionali. È Bello, ok. bellissimo, guarda, però il meccanismo è esattamente quello che sto facendo io, cioè avere la mano ferma, vedi che mi esce fuori un filo sottile, costante? Non so se riesco a Bello. farlo vedere. No? Ecco, Sì, bisogna fare si questa. vede, ottimo. Ecco, questo è fondamentale, poi ti fa male tutta la mano, ma non importa. Però, ecco, Ok. qua adesso, perché l'ho iniziata a lavorare che era fredda, poverina, eccola lì. E quindi cosa fai? Ti fai tutto il giro, poi quando arrivi a termine, diciamo. Riprendi, però sempre facendo scendere prima eccolo qua, il filo e poi continui. Il gioco per fare la ghirlanda è quello di incastrare un filo sull'altro, proprio come le ghirlande che vediamo in vendita. Quindi dare proprio la sensazione che siano fili intrecciati. Vedi, ci vado ogni tanto a cavallo. Ecco, e poi ti fermi quando hai la dimensione che ti piace, quando raggiungi eccolo, il motivo. Ok. Interessante, ok. Questo è molto carino da fare. E quindi una volta che si è, io adesso mi fermo, una volta che si è asciugata la colla, visto che ho usato la carta forno, vedi bene, riesci proprio a staccarla, vedi, è facilissimo. Adesso questa io ce l'ho ancora un po' fresca, però vediamo che in pochissimo tempo Ah, proprio. riusciamo a Ok. realizzare la ghirlanda, vedi?
Infatti chiedevano quanto ci avrebbe messo ad asciugare e subito, ok. Subito. Solo che più è larga, più è strutturata, più è rigida. Perché due fili a un certo punto posso anche fare così, no? È morbidissima, però devi fare almeno una decina di fili. E quindi ottieni questa ghirlandina. Vediamo come lavorarla. E qua dobbiamo utilizzare il primer, perché il primer va sulla plastica, e quindi ci fa da, come dire, da isolante, impermeabilizza il tutto ed è fondamentale. Quindi applico una bella passata di primer, che è importantissimo perché anche il primer la irrigidisce. Quindi Sono tutti in visibilio per la tua idea. Sta piacendo molto. mi fa piacere perché sai che da tantissimo tempo che ce l'ho nella testa e dico: ma io devo fare il tempo come sempre. Vabbè, vado sempre un po' così. Tante idee rimangono nella testa, poi magari dopo un anno riesco a realizzarle, però vabbè. Allora, e quindi lascio asciugare col primer la ghirlanda. Posso anche usare il phon, non è un problema. Ok, interessante come smette di fare rumore quando c'è il phon. Ok, Basta mutare. ok. Ora. E quindi faccio così. Poi, siccome dobbiamo far aderire il più possibile, cioè dobbiamo, come dire, renderla colorabile questa ghirlanda, dobbiamo, dopo il primer, necessariamente applicare una mano di acqua color, perché anche l'acqua color, a differenza dell'acqua color cuoio, l'ether, boh, l'ether, non so, Sì, cuoio, leather. leather, e dobbiamo mettere il cuoio e non l'acrilico perché anche l'acqua color mi fa in questo caso da impregnante. Quindi io devo usare due tipi di impregnanti per capirci, il cuoio, scusa, il primer e il cuoio, e quindi lo vado a mettere almeno due mani. Scusate che vedete un po' di rosso, ma perché mi è andato un po' in confusione. Ecco, e lo lascio asciugare e metterò due mani di acqua color. Quindi cosa succede? Ottengo questo risultato. Gli ho fatto Esatto, anche ok. questo, ho messo il primer e quindi ho questa bella ghirlandina che è pronta invece per essere colorata di marrone, con l'acrilico marrone. Quindi, Bello. ricapitolando, il Sì. primer, l'acqua color, Sì. e poi io uso il bruno, metto il bruno, e infine ci sarà il bianco. Ok. Quindi lasciamo da parte la ghirlanda e procediamo adesso sulla col resto diciamo, della nostra decorazione. Ho segnato l'elemento qua della ghirlanda apposta perché devo avere come riferimento il cerchio, perché ora inizierò proprio a inserire con la cream paste questo, inizierò a realizzare lo stencil tridimensionale, quindi devo sapere dove lo vado a mettere. Nel mio campione iniziale c'è anche il Crackle Country, però diciamo questo è grande e me lo sono potuto permettere. Qui realizzo soltanto lo stencil, quindi andrò a mettere lo stencil in questa zona. In questa zona qua in alto e un pochino anche in basso. Quindi posiziono
prendo una spatola, la cream paste, così ve lo ricordate, e inizio a posizionarmi qui. Non sto a fare, diciamo, non lo faccio curandolo tantissimo lo stencil, Ecco, perché infatti, la scelta della posizione, come la scegli? deve essere a cavallo della ghirlanda, del mio cerchio. Però se anche mi viene male, vedi, non mi è venuto bene. È venuto bene, però se viene male non mi interessa, perché sto realizzando un decoro che va nel mondo shabby, per cui non è che mi devo preoccupare di fare uno stencil da manuale, ecco, per capirci. Faccio anche qua un parziale. Ecco, guarda, interessantissimo. Ah, aspetta che lo sollevo. È interessantissimo perché? Perché qua le vedete queste parti qua strane? Sì, Questa sì, sì. parte, questa parte. Perché? Perché ho praticamente appoggiato lo stencil che era sporco della precedente pasta e quindi mi ha lasciato anche una semplice impronta non materica, ma così di disegno, che è molto interessante, perché ogni volta, come sto facendo adesso, usi le salviette, quelle umide dei bambini, bisogna pulirlo subito dalla pasta in questo modo per mantenere lo stencil perfetto. Però queste parti sotto comunque si macchiano di pasta. Ecco, se lo utilizzi subito come ho fatto io, ti ritrovi le che marca ancora, e quindi interessante. Se vuoi realizzare degli effetti materici un po' strani, un po' casuali. Penso che Quindi quelle salviette vengano comprate per il 50% da nuove mamme e 50% da appassionate di manualità. Proprio le ho viste utilizzare in tutti i progetti. sì, ci sarà un'impennata di vendita di queste cose e diranno: ma com'è? Non ci sono tanti bambini in Italia, non ci sono tanti bambini, ma tutti comprano le salviette. Guarda che uso il phon. Perfetto. Molto bene. So, I apologizing for not translating. Let me give out just a couple of ideas of what is happening. Donatella has created the wreath with glue and painting over it, and now he's working with stencils, but without being too precise with it. You can be casual about it because it's a shabby project. Okay. Ora, Allora, come andiamo? lo lascio un attimino ancora asciugare a mano, così da solo, però prendo il bianco. Aspetta che cambio piattino perché sennò succede un patatrac. Allora, uso il bianco, l'acrylic white e l'avorio. L'avorio. Quindi, perché adesso devo coprire questo fondo bordeaux, lo devo coprire con appunto il bianco e l'avorio in forma molto, molto shabby, molto invecchiata da sola, direttamente col pennello. Ok, perfetto. Io ho dei problemi sempre a far uscire i colori dai flaconi. Perché niente, cioè, pazzesco. Aspetta. Ok. Va bene. E come si realizza questo fondo un po' irregolare?
Lo Come si facciamo realizza? questa volta con un pennello normale, normale, non molto bello, un po' aperto, un po', vedi, irregolare. Ok. Ah, stanno traducendo, ho letto. E vado. Ok, e vado a realizzare in malo modo In malo modo, questo ok. male brutto, brutto, proprio brutto, ma lasciando intravedere comunque il fondo bordeaux. Emma nota che è un pennello molto vissuto quello che stai usando. Sì, non bisogna usare pennelli che escono fuori dall'azienda perfetti come questo. No, ma No. questi, quelli proprio ridotti male. Perfetto, proprio capitani di mare, ottimo. Sì, Bello, questi qua, bello. che hanno Si almeno vede che 8 hanno anni di passato una lavoro. bella vita. Ok. Sì, perché sono sempre puliti, ma comunque spampinati. Allora, e quindi, prendendo avorio e bianco contemporaneamente, io vado. Scusa, qua, ecco, devo passarci sopra, ma devo stare attenta. Ecco, vado a lavorare col colore anche sopra lo stencil. Ok. Questo Opa. procedimento lo si può fare Ok. Thanks, anche. Jill. Ok. Aspetta che devo togliere il commentone lungo perché sennò. Ok. Ok. Ecco, lo si può fare anche sulla tela, eh. I think if you check our resellers in the US, you can find Allegro colors at normal prices. The ones I'm seeing are way too high. Okay. There you go. Yeah, E exactly. lascio Thanks. tutti Okay. i bordi rovinati. Okay. L'importante, si può andare anche in orizzontale nella pennellata, però bisogna tirarlo bene. Infatti, vedi che il Ok. pennello è proprio in verticale. Perfetto. Bello questo effetto, Shabby, hai ragione. Esatto, Teresa dice, è già bello così, lo sfondo. Grazie. Allora possiamo andare a casa. Esatto, boh, la chiudiamo qua. Grazie, chiudiamo baracca e burattini e siamo a posto. Vi ringrazio perché sei stata carinissima, però qua insomma dobbiamo lavorarci. Io mi sono già un po' portata avanti, proprio perché qua i tempi di asciugatura, diciamo che è un lavoro che comunque ha i suoi tempi di asciugatura da rispettare, non è così, così semplice. Ok. Ok, e mi fermo, vedi che c'è ancora un po' di bordeaux di fondo, non importa, io lo lascio così e lo faccio asciugare. Ok. Allora. Kertiem, where are you from? I don't know if I ever asked you. Guarda quanti cuoricini multicolor che ti mandano. Allora, qui si parla molto degli Allegro nei commenti. Abbiamo scatenato il filone Allegro. In che senso? In che senso? No, stanno piacendo molto gli Allegro. Sì, Ok, mi sì. allegro. Io magari la prossima volta che ci colleghiamo, magari lavorerò sui vivace, perché è bello poter vedere le differenze tra i prodotti, eh.
Comunque gli Allegro per fare questi fondi sciabbi sono perfetti. Allora, qui ho sempre da tenere a mente, cioè come riferimento ho sempre questa. Per cui adesso che cosa faccio? Io devo introdurre anche la carta, che è il patchwork, la carta patchwork. Quindi vado a strappare alcune parti. A mio gusto e piacimento, anche come colori, però sono colori comunque molto delicati. Ecco. È una 3, questo è un formato grande di carta, carta di riso, carta di riso. Qui c'è anche la fascetta, la tengo, magari la rovino. Soltanto un pochino e vado e cerco di capire dove inserirla, dove è più conveniente. Allora. Allora, così mi piaceva molto l'idea di Art, ma ce la giochiamo. Ecco, i bordi. Ok, devono essere un po' più frastagliati. Esempio, la vado a posizionare qua. Poi mi prendo un altro pezzettino e cerco di inserirlo. Se questa la metto in basso, l'altra la metterò in alto. Quindi una sotto e la seconda qui. Benissimo. E mi pare che sia. Ah no, guarda, la stavo mettendo al contrario. Ok, qui Non si inserisco offende questo. nessuno. No, però c'era la ballerina, vabbè, tanto è coperta. Ok, e vado a inserirla così. No, così. Questa la devo ricordarmi, ecco, di metterla qua. E siamo a questo livello. E vado ad incollare. Quindi la carta di riso la metto sul fondo bianco perché altrimenti non si vede se il fondo è scuro. Prendo, incollo con la Mix Media Glue. Va bene anche la colla velo. Non è un problema. Questa volta prendo il pennello per la colla che. Uso sempre i pennelli solo per la colla, i pennelli solo per i fondi e i pennelli solo per le decorazioni. Vabbè. Beh, insomma, è già un bel range. Sì, beh, potendo disporre di più pennelli, sì, effettivamente devo dire. Allora, applico la colla sotto sul fondo e poi appoggio la carta bene con le mani. La faccio aderire, il calore della mano, sì, vanno bene, sia con la glue che Mix Media Glue, entrambe, e con la pressione della mano, che mi permette anche se sbaglio, se non è ecco, riesco a farla aderire proprio solo con la pressione della mano, per cui scalda la colla che ho applicato sotto e fa aderire la carta molto molto bene. Questo per chi magari non ha mai fatto decoupage è un buon sistema per iniziare. E poi prendo ancora un pochino di colla e la vado ad applicare bene, poca colla, ma abbastanza premuto il pennello perché così facciamo, come dire, passare bene la colla attraverso la carta di riso. È bello anche quando la carta di riso va su uno stencil materico, perché infatti vedete che anche qui. Ed è bello perché poi dopo fuoriesce il disegno, eh. Quindi è interessante anche questo gioco. Quindi sopra il Però rilievo, diciamo. sì. Bello, bello. E ci vuole abbastanza. Io sto premendo molto, perché non è tanto la colla qua, la quantità, ma la pressione che fa scendere la colla attraverso le maglie della carta di riso.
Ok. Infatti, stesso lavoro, quindi con la ballerina messa giusta, ecco le righe qua bisogna. Ok. Faccio delle rodine e poi vado ad applicarla. Duncan, I think you can check with Praben, Praben. I think they are our shop, one of our shops in Chile. Ok, Avevo scusa. letto Cile, no, avevo letto Cile, però ho detto boh. Ma guarda, abbiamo una comunità di cileni, peruviani, quest'anno è cresciuto tantissimo, tutto Sud America, Non proprio ne sono accorta. Adrien si Mi occupa tantissimo di quella regione, guarda, sì. sono accorta di questa cosa. Perché arrivano le richieste di amicizia e sempre più mi accorgo che sono signore di quella zona lì. Sì. Allora, questo Premio. lavoro si può fare sulla copertina di un album? Perfetto. Assolutamente sì, perché no? Anche su un quadernone ad anelli, magari dei figli, che sì, o un'agendina che vogliamo. Recuperare, per esempio, non c'entra molto, ma io ho la mia agenda dove inserisco tutti i procedimenti e i materiali di stamperia e me la son, è un vecchio, una nostra vecchia, ti ricordi, Giovanni? È un Sì, vecchio quaderno ad certo. anelli e io l'ho decorato con la carta da scrap e gli ho fatto i fiori anche lucidi, cioè per dire, certo, possiamo fare tutto, Bene, bene. Grato il bordo. La carta vetro è una 180. Adesso in realtà bisogna farla asciugare. Vabbè, faccio la mossa. Facciamo la mossa, via, va bene. Ok. Ecco, e prendo di nuovo la cream paste. Figurati, Emma, ti ringrazio per la domanda. Ok, però cosa devo fare adesso? Devo, vedi tutti questi strappi? Devo un pochino mitigarli, cioè devo un po' nasconderli. E come faccio? Posso usare due sistemi. O prendo la crackle paste, che è un monocomponente, che anche questa va molto bene, oppure la cream paste. Vanno bene tutte e due. Qua è una pasta liscia, la prendo e la vado un pochino ad applicare, ecco, sfumandola, sempre, come si può dire, verticalmente, per capirci. Ok. Non di fianco, di lato, no, sempre con questi movimenti che seguono un po' i movimenti anche della pennellata. Interessante. Guarda, hai un sacco di complimenti, non so se li stai leggendo. No, Mitica, fantastico. non sempre riesco a leggere. No, no. È vero che sto lavorando in piedi, perché ho il telefono in alto, quindi lavoro in piedi. Eh sì, hai ragione, Terelisa, anch'io. Questa pasta craquelé poi è un monocomponente e si apre subito col phon. È spettacolare. Allora, asciugo, questa volta sul Ok. serio. Bello. Vogliono circa un 5 minuti di asciugatura col calore. In realtà noi Va ci stiamo un po' meno, però vabbè. bene. Vabbè, noi acceleriamo il tempo, non c'è problema. Sì. Ok.
Guarda, adesso si parla di cream paste e anche cream paste ha un suo fan club. Sì, la cream paste Vero? perché io uso solo quasi sempre la cream paste, perché è una pasta che quando intanto asciuga velocemente, assolutamente, la più veloce che abbiamo, è leggerissima, è molto opaca ed è carteggiabile quanto è carteggiabile anche la pasta craquelée. Quindi io che ho, come vedete, sempre la carta vetrata a mano, io ho bisogno sempre di carteggiare i lavori, per cui ho trovato assolutamente appropriato questo prodotto, per me è comodissimo. Allora, in realtà non è asciutta, però iniziamo a capire, ecco, la ghirlanda dovrebbe quindi inserirsi in questo discorso qua. Vediamo ancora Ok. un piccolo passaggio, guarda, mentre si asciuga mi porto avanti con un passaggio, ve lo faccio vedere subito, prendo. Se ce l'avete un pennello a scalpello grande, se no una piattina va benissimo. E guarda, vado a ripescare questa brutta mescolanza di terra, bordeaux e acqua color, ma non importa, sono andati insieme, ma io li uso lo stesso perché tanto fanno sempre Okay. qualcosa, no? Quindi Di con la nuovo stanno punta del provando a pennello. fermarmi, dicono è già bello così, basta. Cioè, no, noi continuiamo. No, no. Okay. Noi ci diamo dentro qua. E allora andiamo a creare così, degli effetti. Scusate, uso sempre le mani perché le mani aiutano. E vado a creare così lungo i bordi, intanto che aspetto che asciughi. Faccio anche delle sporcature con il pennello in modo da bordare il tutto. C'è un altro colore che deve entrare in gioco, che è il verde, natura, ma lo prenderò dopo. Per ora marco, diciamo, questi bordi, questi margini e li faccio un po' invecchiati. Ecco, se non volete sporcare le mani, le dita, vanno bene anche gli standardini, eh. Ma io vedo che invece abbiamo un pubblico di persone a cui piace sporcarsi le Sì, infatti, mani. è la cosa migliore, perché toccare fa sempre bene. Benissimo. You can use chisel brush and create shadows right to the edges. Ah, ok. Adesso abbiamo la gara chi traduce prima. Abbiamo tutta la traduzione in francese e tutta la traduzione in inglese nei commenti. Oh, ma che gentili queste signore, veramente un grazie a Enza che sta traducendo e non so chi è la traduttrice inglese, non ho capito No, chi è. c'è Roberta e poi ci sono altri, c'è anche Jill. Sì. Va bene, abbiamo capito che le mani vi piacciono. Allora, avete ragione, è vero, è vero. Guardate già come mi sono ridotta. Comunque, volevo fare una piccola apertura su questo prodottino, Giovanni, che io devo dire, ho scoperto facendo un ordine, insomma, ho scoperto a catalogo, perché avevo il barattolo grande, poi ho visto questo e c'era proprio una zoomata riferita allo scrabuco, e ho detto, ma sai che c'è? Ora lo prendo anch'io e finalmente col puntalino sarò sicuramente più agile. Oh, guarda, ho smesso di usare le altre colle, cioè è Ma sai che non pazzesco. l'ho mai Perché? vista questa? Dobbiamo farla vedere tutti e tre. Guarda, lo sto facendo vedere anche, vabbè, ai negozianti, insomma. È spettacolare perché, a parte che ho già realizzato un album solo con questa, senza più usare il pennello, però anche per incollare è comodissima. Le colleghe che già fanno scrabooking rideranno perché sembra che ho scoperto l'acqua calda, però sai, essendo più una decoratrice, meno una scrapper, io magari ci impiego un po' per riconoscere altri prodotti. Quindi cosa faccio? Appoggio
poi devo dire che si incolla molto, molto velocemente. Quindi, ecco, ok. Certo, non è incollata, però adesso la posa, vi assicuro che a fine lavoro sarà già Vincenzo, incollata. penso sia la Craft Glow. Scusa, donna, mi puoi dire il codice? Sì, è la DC31. DC31, comodo. Ok. Sì, perché sono uscite le colle in questi formati, ti ricordi? Esatto, quella che ci ha fatto fare Sara. Ok. Sto cercando l'altra perché l'ho usata recentemente, ma non la trovo qua sul mio tavolo. E dopo niente, adesso ho trovato questa, che c'era proprio in una zoomatina riferita alle carte da scrapbooking, e ho detto no, e l'ho presa subito, notevole. Ti dico, guarda, Giovanni, anche per incollare, proprio per fare scrapbooking, mi sono trovata benissimo, e quindi adesso è sempre sul mio tavolo. Ora, Perfetto. la devo iniziare a colorare, vedete che ha un colorino ancora da acqua color, e quindi ora occorre che entri in gioco il bruno, Ok, perché qui brown, c'è ripresa. bisogno di un colore bello più intenso. Ok. Cal 92, se non sbaglio. Sì, è il 92. Io ormai, Vedi ormai vado, sono solo sul 92, non, niente, non cambio più, che... perché mi Adesso vedi tocca. subito quando qualcuno in azienda da un po'. Perché sanno memoria, tipo Alice e SBVL52, no? Insomma, lo impari col tempo. Sì. Sì. Beh, poi sai, penso che ogni dimostratrice così ha la sua tavolozza, i suoi Sì. colori. Che, ecco, io il bruno e cuoio acqua color ce l'ho sempre. Prendo un pennellino un po' più piccolo e vado a pennellare direttamente. Qua, se avete la mano, se non siete, insomma, come dire, bisogna essere un po' delicate. Se preferite, potete colorarla prima di incollarla, eh. Ok. Io no, non mi faccio molti problemi perché, insomma, sto un po' leggera, tanto. Però è bello anche variare la tinta. Vedete che non è completamente bruna. Cioè, nel senso, il bruno sì, c'è, ma c'è sotto anche molto dell'acqua color, cuoio, quindi. E quindi la coloro, ok. Benissimo. Poi dopo va sbiancata, l'ho sbiancata col bianco perché ho voluto dare un effetto un po' shabby al tutto. E Quindi, infatti ha questo fascino. Ok, sì. interessante. E qua, se uno preferisce, può anche utilizzare uno standarino, che male non fa. Lo standarino sono quei pennelli a lingua di gatto che ci permettono di fare degli effetti shabby molto molto facili. Anche qua, asciughiamo. Io non lo faccio perché amo il pericolo, ecco, niente di che, ma. Se sei Però temerario, non sta. asciughi. Ok. Ecco, per capirci perché, sai perché non lo asciugo? Perché adesso si asciuga perché tanto il tempo che parlo e che spiego ha il tempo di asciugare, però sappiamo che il bianco non renderà nella sua bellezza al primo colpo, ci vogliono almeno 3 mani di bianco per rendere visibile il tutto, perché il bianco adesso viene assorbito completamente dal marrone, quindi bisogna ripassarlo più di una volta. Però abbiamo già impostato la nostra ghirlanda. Un'altra cosa che dobbiamo fare molto molto velocemente, diamogli un pochino di ombreggiatura e poi iniziamo ad incollare i fiori. Per cui l'ombreggiatura questa volta, a seconda dei gusti, la posso fare o con, io prendo sempre cuoio dell'acqua color e bruno.
e mescolo entrambi i colori, perché anziché diluire il colore nell'acqua, lo diluisco nell'acqua color e così Ah, ottengo. Allegro cuoio più Aquacolor cuoio. Poi, Interessante. se è la prima volta che realizzate le sfumature, verniciate prima il fondo, così siete anche un po' più comode. Se non viene bene la sfumatura, non vi dovete mangiare i gomiti, diciamo, no? Per cui io consiglio sempre le asciugature, le verniciature prima. A volte lo faccio anch'io perché così vado un pochino più spedita. Certo. Lo standardino mi serve anche un po' per appunto smorzare l'ombreggiatura. La realizzo anche all'esterno perché è un'ombra portata, vedi? La faccio anche di qua. La posso fare Ok. anche a colori, eh? Sì. Bella, bella. Ok. Ok, e mi fermo. Intanto lascio asciugare. Parliamo dei fiori. Allora, i fiori sono in carta di riso Li e ritagliate a mano uno a uno? certo, perché appunto sono maniaca. E poi in carta scrabooking. Ok. Quindi due grammature e due trasparenze diverse, perché questa è trasparente, questa è coprente. Ok. Come dobbiamo trattare la carta scrap? Allora, vi faccio vedere. La carta scrap va. Io vi consiglio, scusate, ne cerco una perché l'ho già segnata. Eccola. Questa qua, vedete, è solo carta. Cosa bisogna fare? Bisogna verniciarla con la vernice opaca, solita, vecchia vernice opaca, la vernice, tanto questa è una carta molto molto resistente, quindi non le succede niente se la vernicio prima. Poi potete scegliere qualsiasi tipologia di vernice. Io scelgo questa perché è la più leggera e a me piace molto questa vernice, quindi sì, le ombre le ho fatte molto velocemente. Le ho fatte velocemente le ombre, perché E in insomma. realtà ci metto un po' più di tempo, eh. Poi prendo lo Stampad marrone, un cotton fioc. Io adesso sto accelerando tutti i passaggi, ma in realtà da sola io ci impiego molto di più a lavorare. Adesso vado veloce perché. Allora, e Show business. Vado a marcare tutto il bordo, perché comunque il taglio mi dà la carta bianca nei bordini. Quindi, siccome a me danno noia, io li marco tutti e li ho già passati tutti. Ecco perché ho già trattato tutti i fiori anche con la vernice e sono già stati, insomma, un po' lavorati. Va bene. Ok, quindi prendiamo. Ah, poi c'è un altro trucchetto, adesso che spiego. Attacco di nuovo la mia colla a caldo. Ok. Questo È piaciuto lavoro tantissimo il tuo uso della colla a caldo. Vediamo cosa fai adesso. Eh sì, adesso facciamo l'altro trucchetto perché dobbiamo adesso attaccare prima i fiori con la carta di riso e dopo i fiori in carta scrap. Però questi fiori qua, che sono tridimensionali, non riusciamo ad incollarli così, non è semplice perché poi rimangono sempre un po' appesi e stanno male. Allora dobbiamo fare come una zeppa, come la zeppa delle scarpe. Come un piccolo tacco con la colla a caldo, è come se mettessimo dei distanziatori. Per cui, appena adesso la colla si riscalda,
la preparo. Per cui creiamo intanto tutto la composizione. Ci sono questi elementi che vi dicevo della linea del grey board, che sono di cartoncino grigio, e anche queste intanto li prepariamo e li coloriamo sempre in Bordeaux. Così abbiamo pronto anche questo. Allora, di nuovo un'idea che è piaciuta tantissimo. Grazie, perché effettivamente È io un bel sono un amante trucco. delle ghirlande. E scusa, la vernice è opaca? Sì, è assolutamente sempre solo opaca. Va bene. Allora, questo elemento qua è un elemento che mi serve per fare da snodo. Iniziamo a capire come organizzare i pezzettini in carta di riso. Ok. Allora, scusami, li metto qua. Magari questo qua, adesso guardo dove voglio inserire il tutto. Ogni tanto mi devo fermare perché oggettivamente è proprio fresca, la cosa, quindi devo stare attenta. Allora, devo mettere un po' di fiori qua e un po' di fiori sotto, per cui è chiaro che quando vado, per esempio, se voglio sfruttare questa parte, io dovrò tagliarli, vedete, perché non posso accavallarli sulla ghirlanda. Per cui tolgo le mie foglioline. Ok. Do la forma, cioè schiaccio un pochino e le taglio. Ok. Ok. Che colpo al cuore vederle tagliate. Ok, belle, belle. Le carte, le rose? Sì. Mi spiace anche a me, ma non ci possiamo fare niente. Guarda, prendo la colla a velo così faccio vedere anche come usare la colla a velo, tanto per. Prendo il solito pennellino della colla, rispetto alla mia, questa ghirlanda, all'esempio, è diventata, diciamo, è venuta fuori un po' più scura, per cui sarà interessante capire anche come gli effetti, anche con colori un po' più intensi. Ok, vedete che qui ho l'uscita dello stencil, non importa, però già ho questa. Poi vado ad inserire anche questa. Questa Ok. riesco. Poi ricordo che metterò questa, adesso faccio vedere un po' come approntare la decorazione. Vediamo come mettere gli elementi. Oh, si è sporcata. Aspetta, mi pulisco le mani perché effettivamente le ho un po' sporche. Va bene. Intanto vorrei chiedere, in verità dovrei chiederlo in inglese, from home, do you see subtitles in your language? Because I heard that sometimes, even if we speak a different language, YouTube and Facebook, they translate it and they put subtitles. So if it's true, let us know. Okay. Ok, allora, I know, one day we will pick you. Sorry, it hasn't happened yet. Non so cosa hai Even chiesto. if you try to, is there an option to set them? Or they just put the subtitles in detected language? Ok.
Molto bene. Queste sono le rose di Scarebooking. Ok. Metto dei puff, io li chiamo di colla, soprattutto nella zona centrale, e li faccio asciugare. Perché questo? Perché dopo potrò rimettere dell'altra colla a caldo su queste gocce e così avrò un riuscirò a rialzare il pezzo. Capito? In modo che, ecco, io cerco di bombarlo un pochino e inizio a capire dove posizionarlo. Vedete, sto iniziando a fare la composizione, quindi mi serve una, ecco, un'altra che è questa. Poi avevo ritagliato anche dei bocciolini. Che i bocciolini in scrabooking sono già stati anche leggermente, come si dice, bombati, in modo che li posso mettere tridimensionalmente. E prendo adesso lo sciogliamo insieme. Ah no, scusa, non lo sciogliamo perché ce l'ho già, vedi? Questo volevo mettere un piccolo tag o una scritta, adesso vediamo. La prendo, vediamo l'album. Così tu che sai l'inglese mi puoi aiutare perché ci sono a inizio pagina di ogni album ormai ci sono tutti dei tag, degli elementi con le scritte che hanno dei significati un po' particolari. Vediamo se riesco a trovarli. Volevo mettere un tagino. Allora, aspetta, perché ho due album, vediamo se. Prego, prego. Siamo tutti rilassati. Allora, guarda, è qua nella prima pagina. Così me lo dici tu, vediamo le signore cosa vogliono. Grazie, Vincenza. Cosa mettiamo qua che io non riesco? Per esempio, Passion in the Genesis of Genius. Scusate il mio inglese che è osceno, però cosa vorrà dire questa? Che la Passion? passione è la genesi del genio. Un gioco di Qua? parole simpatico. Work harder than you did yesterday. Lavora più duramente di quanto tu abbia fatto ieri. Un Qua? po' stacanovista questa Qualcosa? frase. Somewhere, something incredible is waiting to be known. Allora, da qualche parte qualcosa di incredibile sta aspettando di essere scoperto, diciamo. Allora, cosa dici di mettere? Mettiamo questo o forse anche, ma non lo so. Guarda, quella lì in alto a sinistra è carina, secondo me. Sì. Se no, make it happen, anche carina, però magari ti viene comodo tagliare quell'angolino Questa sopra. no, Chase your passion, please. bella. Cosa vuol Insegue dire? la tua passione. Ah, no, no, questa qua assolutamente. Perfetto. Perché stamperia questo motto, no? Insegui Esatto. la passione. Quindi faccio. Grazie alle signore che traducono. La ritaglio. Sì. Poi le diamo lo stesso trattamento anche qua di verniciatura e invecchiamento, ma lo faccio molto velocemente. Questo perché? Ok. Perché ti serve un elemento, vedi, da far andare o giù così o
o per esempio da far spuntare qua, a seconda dei vostri gusti, vedete che la cornice sta, la ghirlanda sta prendendo la posizione a destra, non so se si vede, cioè è interessante proprio come c'è cioè il bello di questa cosa in base a come si mette anche lo stencil, prende poi una piega tutta, come dire, inaspettata, perché magari tu vuoi fare vuoi metterla in verticale la decorazione, poi ti accorgi invece che va da tutt'altra parte. Ecco, spesso accade questo, almeno a me, ovviamente, perché io non è che li calcolo tutti subito. Per cui è carina. L'altro esempio l'ho messa a sinistra. Ah, adesso non sentiamo perché è mutato. Scusate. Ok. Che bello vedere sotto tutte le persone che si fanno i complimenti. Bene. Sì, è un lavoro da certosini, però se voi ve lo fate prima, fate i certosini prima e dopo fate i creativi dopo. Sì, effettivamente, sì, è un C'è una pochino macchina certosini. che taglia la carta. È interessante, però non so se le puoi dire segui il disegno. Mi sembra un po' fantascientifica al momento. Ah, no, no, non è il caso nostro, però almeno non so. No, 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 non ce l'abbiamo ancora. Ah, È ancora vuol tormento dire, mi un giorno. fa paura. Ecco, mi fa paura questa ancora. Allora, faccio questo solito sistema, i puff di colla caldo che praticamente faccio asciugare e dopo Sì. posizionerò dopo l'ultimo puff per incollarla, ma guardate che ci vuole veramente poco. Ecco, faccio così e inizio ad inserire il taghino, ok, a Ok. cavallo. Poi ho da inserire, da incollare questo. Vedete che adesso ho tutti gli elementi posizionati, li vado a incollare. Sì. Così. Poi vado a cercare altri elementi, questi sono in carta tutta da scrap, perché è chiaro che quelli da scrap sono tutti in alto, e vado adesso piano piano a posizionarli. Posizioni il tag, e qui ci vuole la colla proprio. Ah, ecco la colla. A caldo, ok. Poi Ola caldo, avevo detto protagonista di questo episodio proprio. sì. Ok. Poi avevo fatto i puff. Vado a rimettere un po' di colla sopra. Sono già belli accavallati, belli anche modellati. Quindi non danno la sensazione di essere messi un po' lì a caso, ma hanno già questa posizione bombata, vado, ok, a inserire questo. Poi anche un bocciolo sempre in carta da scrap. Lo vado a mettere qua sotto. Incastrato, cioè ho dato praticamente la forma modellata proprio come se fossero semplicemente appoggiati su un legno, e quindi i fiori stessi prendono questa forma morbida, ecco, non sono proprio in piano, completamente in piano, scusami che tolgo anche il gambo, ecco, Guarda, sta ok. venendo bellissimo, è un bouquet meraviglioso. Sì, posso fare una considerazione? Vabbè, chi mi conosce lo sa che io non sono molto frufru, non sono molto fiettosa, ecco, però è chiaro che se uno ha disponibilità di fiocchi e ama questo genere,
potrebbe mettere un fiocco in questo punto, per esempio, vedi? Cioè mettere un fiocchettino che sta al contrario e Bello, renderla un questo po' a più Dorota giovane. piacerebbe molto. A chi? Dorota è molto da fiocchi. Ah, sì. Ecco, io pensavo infatti a Dorota, ma io come vedi non lo sono, perché ho questo, ma significa dover fare un fiocco. Vediamo se riesco a farlo piccolino. Questo sistema di fiocchi l'ho imparato da una signora che faceva dei fiocchi meravigliosi e poi li aggiustava, vedi? Proviamo a Bello. vedere se ci sta. Faremo una puntata solo di fiocco. Ah sì, allora chiamiamo Dorota. Perché lei è specialista. Vincenza chiede se metterai gli sparkles. No, Vincenza, no, 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 non ce la posso fare, qua no. Mentre Mara dice il fiocco sta benissimo, Donatella. Allora lo metto, ah, lo metto al contrario, cioè a testa in giù, sollevo con le forbici il pe, ah, e lo vado, scusate, certo che scottarsi in diretta, ecco, Non è il e lo massimo. vado, no. Ecco, capisci perché io non metto queste cose? Ecco, perché poi io lo so che mi brucio. Però notare la grande professionalità della signora Russo che continua imperterrita nonostante La l'incidente. bruciatura. Ah sì, guarda. Durante una dimostrazione tanti anni fa ho avuto un ustione, proprio ti dico l'ustione, ma ho continuato e nessuno si è accorto che mi è bruciata. Però vabbè. Tranne poi l'infermiera che dice signora, ma com'è? Ma come ho fatto? Va bene. Ecco, abbiamo applicato anche sto benedetto fiocco e qua. Ok, adesso siamo in dirittura d'arrivo perché si tratta solo di applicare un pochino di colorino, diciamo, al tutto e per così dargli un po' una spinta. E un'altra cosa, io direi che anche qua io ho sempre la necessità di incollare scritte perché vedi che la parte sotto è un po' mancante e si può attaccare anche del pizzo volendo. Io vado a prendere a questo punto, mi piace molto anche uno di questi. Proviamo con Love. Love si va sempre sul sicuro. Infatti, perché possiamo regalarla anche ad un'amica, può essere lavorata, fatta su una scatola da regalare, sempre romantica, insomma. È una linea, devo dire, che è molto versatile questa, molto bella, eh? Sì. Non solo per chi Scrive anche danza. Dorota questo filone romantico che sta piacendo molto. Sì. Ma posso dire, tutta questa linea, anche le tre romantiche, sì, romantiche, journal e l'altra del cucito, devo dire che sono una più bella dell'altra, anche quella di anche Amazzonia. Mi ha sorpreso tantissimo Amazonia. Molto, molto bella Sì. anche la TV, cioè veramente bellissime. Ora, perdonate se non la vernicio, portate pazienza perché anche questa ho messo la colla solo qua e qua e la incastro così a fettuccia in questo modo perché ho un elemento verticale che me la tira giù. Allora adesso infiocchettiamola soltanto nel in che senso? Cioè andiamo a fare le ultime ombreggiature e un pochino, se piace, introduciamo un pochino di verde natura. Green, nature green, sì, l'unica cosa che so, ecco, ok. E anche questo, volendo sempre un po' sporcato, come dire, sempre allungato con l'acqua color cuoio. Quindi cuoio e bruno, cuoio e verde.
Ok. perché questo verde diversamente è troppo, troppo forte. Andiamo un pochino a creare. Adesso scusa perché sono anche messa in piedi e ho bisogno di. Ecco. Potete anche dipingere delle foglie, se siete, diciamo, amanti del decorative. Teresa dice che il problema per lei è sempre lo stesso, non ha il coraggio di tagliare queste carte, sono da collezione. Grazie. Grazie Infatti, davvero. fai come me, che ne prendo due, così una rimane e poi lavoro l'altra. Faccio sempre così. Purtroppo. Ok. Quindi adesso vado a sporcare anche lo stencil che ho realizzato. Ah, vedi che questo è lavorare senza occhiali, eh? Scusate. Perché ho gli occhiali da lontano e non da vista, ma sono completamente in piedi e vedo a 50 centimetri il lavoro, per cui la mia miopia già si fa notare. Ok, quindi riprendo un po' di verde, vado, ecco, a rinforzare certi toni. Questo sta usando un colore completamente bagnato e completamente liquido. Lo lascio andare, eccolo, così. E in ultimo, ecco, anche qua vado a sporcarlo sempre con questi residui di colore stranissimo, cioè di marrone, di bordeaux, cioè nel senso queste mescolanze molto così improvvisate, però sono utili perché mi aiutano proprio a riprendere un po' le tinte di tutta la decorazione, vedi? Un po', ecco, vado un po' a scaldare Sta molto bene. e se voglio posso anche sempre con questa famosa salvietta posso anche un pochino, vedete, tamponare e smorzare. È un frottage poi alla fine come effetto, però aiuta molto e l'acqua color ci fa sempre un po' da veicolo. Poi passo un po' di bruno perché scurire un po' di più è meglio. Quindi il Ok. bruno è quello che mi deve dare il tocco finale e sono proprio alla fine, cioè effettivamente è venuta un po' più scura. Però, vabbè, poi sta a voi decidere se vi piacciono i toni più chiari, allora lavorate più con i bianchi piuttosto che gli scuri. Posso, Va ecco, bene, sta bene. lavorare anche proprio evidenziando gli stencil materici, sapendo che dopo posso ulteriormente levigarli e farli venire. Non so se si vede dalla camera, vedi che la carteggiatura ha evidenziato, lo rifaccio anche sopra, se vado con un colore molto diluito, Si vede, si vede. Bello. vado a marcare, lo lascio leggermente asciugare e dopo posso, scusa che faccio anche le operazioni manuali e dopo con la carta vetrata sempre la 180 vado Capito. a farlo. Guarda, pioggia di cuori, meraviglioso, tantissimo apprezzamento per questo lavoro. Allora, questo è l'inizio, il mio ed è chiaramente molto molto chiaro. Questo qua invece è un po' più scuro, un po' più, ecco anche qua, cioè poi dipende molto dalla luce che abbiamo. Io vi ringrazio per i cuori, mi fa molto piacere, anche perché non è proprio semplicissimo, però dai, sono riuscita a dirvi tutto quello che volevo dire appunto su queste tecniche e
E ecco, ricordatevi, per esempio, guardate, adesso io le sto effettivamente un po' scurendo, ma non è un problema grosso scurirle, perché se ci accorgiamo che sono troppo intense, una volta asciutto il colore, possiamo tranquillamente levigarlo con la carta vetrata e quindi si ritorna al bianco di base della pasta, perché la pasta è levigabile. È questo, ecco perché vado con la cream paste. Capito. Ecco Giovanni, non so se Guarda, ci bellissimo. importa Aspetta che mi sposto. Secondo me è venuto benissimo. Intanto qui accanto abbiamo l'assistente. L'ho te. Come messo in mio! telecamera. Ma come si chiama il Allora. tuo? Io come si chiama il gattone? Arturo. Ecco, Adesso il non mio è è molto uguale. elegante. Arturo, per favore, smetti di fare quello che stai facendo. Cosa? Io ne ho uno uguale, si chiama Pablo. Ma è uguale, ogni volta che metti le Pablo. fotografie mi sembra di guardare il mio, Pablo. Che belli che Bene. sono. Aspetta che lo metto sopra, che non è il punto più importante della puntata. Grazie Guarda. Filomena, sei gentilissima. Grazie ragazze, siete veramente carine. Torna giù, Ecco. torna giù. Ok. Allora, io adesso non so come mi riprendi perché... sai che non ho potuto mettere sul computer, quindi non so se il mio viso lo riprendi comunque. Sì, ti si vede. Guarda. Ah, ok. Sì. Allora, io non vi vedo più, perché mi sono seduta. Però, ecco. Ci sono tutti i commenti sotto, sta piacendo tantissimo. Me li leggerò allora dopo, li leggerò con calma. E ecco, intanto io, vedi, continuando un po' a carteggiare, poi le parti ritornano, ritornano proprio tutte a vista. È molto bello lavorare con i materici perché, ecco, anche l'impronta che avevo dato, guarda, assurdo, l'impronta che avevo dato dello stencil appena appena segnato, grattando viene Bellissimo, fuori. Sì. E questo è proprio bellissimo, veramente pazienza. un bellissimo lavoro sia nell'originale che quello dopo. Guarda, proprio Ecco, bello. sono contenta che vi piaccia. Aspetta che lo metto di nuovo a schermo pieno. Benissimo. Allora, un attimo che. Ovviamente, Giovanni, ecco, faccio presente che questi fiori particolari sono nei collectible, Ok. che qua Sì, sì, non sì. E vedete perché sono già esauriti, però ecco, sono lì. quindi sarebbe anche speculare, volendo. Sì, sono speculari, certo. Infatti, se li sollevi, c'è ancora il disegno sotto. Infatti, ho incollato solo la parte centrale perché si possono sollevare. Stanno benissimo, stanno benissimo. Ok. Allora. Vuoi salutare il pubblico o vuoi ancora condividere qualcosa? No, saluto tutti e soprattutto ringrazio di aver seguito questa live e sono molto contenta. Adesso già mi viene in mente il prossimo progetto, che ci avvicineremo un po' al mare, all'idea delle vacanze, speriamo, perché non Finalmente. si sa. Ecco, e sì, è molto bello perché anche a distanza, appunto, abbiamo visto le amiche del Cile, insomma, ci possiamo sentire tutti vicino, ecco. Ed è Presto bello. potremmo anche andare in vacanza e incontrarci. Magari, Insomma. magari, vedremo. Va bene, dai. Donna, grazie mille per essere stata con noi oggi. Grazie a tutti per essere stati così attivi nei commenti. E a presto. Ciao, Grazie a voi ciao, ciao. tutti e grazie a te. Ciao, ciao.